Quali sono le prospettive per il caso Obi? Quest'oggi prosegue il presidio davanti alla nuova sede, adesso per i lavoratori cosa ci si aspetta? Ma adesso il prossimo appuntamento è il 24 maggio in provincia al mattino, proprio per cercare la mediazione dell'istituzione. Noi continueremo il presidio, continueremo la mobilitazione perché crediamo che la nostra posizione sia l'unica accettabile, sostenibile, economicamente coerente, e non capiamo invece perché l'azienda sia chiusa nella loro posizione e non voglia trattare e mediare. È stata aperta una nuova sede, c'erano prospettive di impiego magari ulteriore, ma poi non si è rivelato così, le prospettive sono ben diverse. Sì, c'erano prospettive di impiego sicuramente, anche perché qua nel punto vendita di Tavagnaco, nel punto vendita nuovo, sono impiegati 42 lavoratori, di cui 15 arrivati dal vecchio negozio di Reana e 27 appunto assunti a tempo determinato. Per cui ci sono prospettive, anche perché l'azienda ha aperto la procedura di mobilità per 22 lavoratori e al tavolo di trattativa ha subito detto che 10 lavoratori sarebbero stati comunque trasferiti nel punto vendita di Tavagnaco. Noi pensiamo che ci siano prospettive graduali, utilizzando un ammortizzatore sociale, di inserimento di tutti i lavoratori a mano che cesseranno i tempi determinati. La gestione del caso Obi può diventare un precedente per altre realtà del territorio? Assolutamente sì, questa è la nostra preoccupazione, perché il metodo con il quale stanno affrontando l'esubero del punto vendita di Reana a fronte di una nuova apertura a pochi chilometri di distanza rischia di creare un precedente assolutamente deflagrante sia per la situazione provinciale, perché in provincia abbiamo situazioni simili che possono diventare similari, ma anche a livello nazionale.